futuro dell'edilizia è nell'ecocompatibilità ed è la CNA di Siena che intravede uno spiraglio per il settore dell'edilizia che sta vivendo un momento difficile, mettendo in campo sinergie e fantasia, quella fantasia che da sempre contraddistingue i nostri artigiani. Nasce così il marchio CNA Ecoedilizia, un modo nuovo di pensare al mondo delle costruzioni e degli impianti. Come nasce l'idea di questo nuovo marchio? Ma in una parola, per rispondere al nuovo mercato, perché sono le nuove esigenze, specialmente nel settore abitativo, e abbiamo coinvolto fin dall'inizio un gruppo molto giovane della CNA, di imprenditori a CNA, e questa, diciamo, è la risposta. Presidente, il settore dell'edilizia è un settore in grande difficoltà in questo ultimo periodo per tutti i motivi che sappiamo. Forse si potrebbe aprire uno spiraglio perché voi state cercando di andare avanti, di trovare nuove tecnologie per costruire in un altro modo, e questo potrebbe aprire uno spiraglio per ridare fiato al settore? Certamente, crediamo molto in questo nuovo modo anche di abitare. Secondo me apre dei grandi spazi nel settore, e quindi io invito le aziende, specialmente che hanno voglia di investire, perché qui si tratta di investimenti, di innovare, e qui si tratta di portare avanti un'idea comune del meglio abitare, del meglio vivere, e io credo ci siano grandi spazi per poter poi ripartire con serenità e ottimismo in quel che è questo mondo, che comunque ci dà sempre davanti, ci porta avanti delle sfide che noi della CNA comunemente siamo pronti ad affrontare e quindi a portare avanti. Lei, tra l'altro, Presidente, è uno specialista della domotica. Beh, io il campo della domotica in particolare no, noi ci occupiamo di ICT, ma comunque, essendo un campo molto vicino dal punto di vista digitale ed elettronico, ha comunque da parte nostra tutta una serie di vantaggi, quello di conoscere l'ambiente domotico. L'ambiente domotico, così come viene visto, ha bisogno di comunicazione, di essere un po' più conosciuto anche dal pubblico in generale, perché in qualche maniera può aprire veramente un mondo nuovo nel risparmio, in quel che è diciamo la nuova attività in un mondo così globalizzato, me lo chiamiamo, ma comunque noi pensiamo al nostro, a far ripartire l'economia nel nostro territorio, specialmente la provincia di Siena, e vogliamo essere sempre, se non i primi. Oggi è anche rappresentanza della regione toscana, l'assessore all'ambiente, quindi costruzioni che rispettano l'ambiente. Sperate che la regione faccia qualcosa per incentivare questo nuovo settore dell'edilizia? Ma intanto ci fa piacere che ci sia l'assessore regionale all'ambiente, questo dimostra quanto è vicino economia e ambiente. Io credo che la regione sia sempre stata pronta a mettere, diciamo, in discussione o comunque in collaborazione con noi questa nuova sfida, e credo che possa in qualche maniera accelerare quelli che sono i processi, creando delle normative che siano, se non altro, in essere o quello che è il nuovo modo di abitare. Bisogna ringraziare in maniera particolare lo staff CNA, in particolare Luciano Checcucci, che è l'anima un po' di questo progetto, è quello che gli ha dato quella spinta, diciamo, che occorre perché questi progetti abbiano questa forza. Io mi auguro che il successo che porterà avanti questa iniziativa possa in qualche maniera ricordare in Luciano la persona che ha dato più di tutti e comunque insieme agli altri un grosso contributo a questa iniziativa. Sicuramente Ecoedilizia parte dal presupposto innanzitutto di rispettare il territorio, ciò che offre il territorio, quindi i materiali e l'architettura storica delle zone. Poi sicuramente Ecoedilizia vuol dire innanzitutto risparmiare energia, quindi per esempio intervenire sulla parte impiantistica di o generazione di energia, quindi magari utilizzo di fonti rinnovabili, o intervenire per esempio con impianti domotici o building automation per... Che cosa vuol dire? L'automazione, cioè faccio un esempio, se lei esce di casa, anzi è in ufficio, lei arriva la mattina e accende la luce, perché magari ancora non è giorno, 9 volte su 10 durante la giornata difficilmente ci rialziamo dalla sedia per spengere la luce. In quel modo lei fa uno spreco. Bene, lei si immagini, se c'è un sensore
che mi sta misurando quant'è l'illuminazione in quella stanza, e alle 10 c'è abbastanza luce esterna da essere diciamo inutile la luce accesa, la luce si spegne automaticamente e lei durante la giornata non avrà più la luce accesa contemporaneamente alla finestra aperta, e quindi già ha fatto risparmio. Oppure questo edificio, per esempio, gli impianti termici sono diciamo è unico. Magari in una stanza come questa è già caldo alle 9:30 di mattina, se ci fosse un regolatore di temperatura o comunque una regolazione dell'impianto, gli ambienti sarebbero riscaldati o meno a seconda delle esigenze vere e non a priori riscaldati. Quindi le posso assicurare che ci sono dei forti risparmi, addirittura ci sono delle normative europee che hanno verificato che soprattutto nell'impianto termico ci sono dei risparmi con l'automazione anche del 50-60% all'anno. Che non è male nella bolletta. Sì, anche perché con quanto costa il metano, il gas, insomma, ci sono dei risparmi a livello numerico di un certo spessore. Quanto costa però costruire in base a questi criteri? Ha dei costi più importanti? Questo è un cambiamento mentale che bisogna fare. Sarei sciocca a dirle che costa come costruire in quell'altra maniera, nella maniera usuale finora. Costa leggermente di più. Soprattutto costa leggermente di più o poco di più se progettato in maniera adeguata, che è un altro fattore su cui noi puntiamo molto, quindi una progettazione più oculata e più ragionata, più intelligente. Costa sì di più, ma c'è anche il modo di riprendere i costi con minor spesa energetica, perché così come abbiamo fatto il fotovoltaico sul tetto, per esempio, con il conto energia, perché sapevamo che a scapito di una spesa di 20.000 euro in 10 anni riprendevamo la spesa, ma risparmiavamo sulle bollette, così se costruiamo in maniera più oculata e più efficiente abbiamo sì una spesa iniziale superiore, però abbiamo anche delle spese future notevolmente inferiori. Un'ultima domanda, ha detto l'utilizzo di materiali della zona, sì. Una sorta di filiera corta? Sì, sicuramente, ci sono, sicuramente parliamo del mattone, parliamo ma anche di nuove filiere, perché per esempio ora è sulla bocca di tutti il legno strutturale, però attualmente noi il legno strutturale, se andiamo a comprarlo, andiamo a comprarlo fuori, non solo dalla provincia ma anche dalla regione toscana, quando invece magari il territorio stesso della provincia di Siena potrebbe fornire filiere di legno da poter utilizzare nelle costruzioni, ma non solo, la calce, tanti altri materiali che potrebbero essere sfruttati, che sono propri del territorio senese e che potrebbero essere sfruttati nuovamente, perché ora si è un po' smesso di utilizzarli. È arrivato il momento di ricominciare? Sì. Sì, speriamo di ripartire in maniera. Secondo me questa crisi può essere anche un buon momento per fare mente locale e ripartire meglio di prima. Quella che stiamo vivendo è una crisi epocale e chi si illude di poter ripartire in un prossimo futuro con le caratteristiche o le modalità che ci sono state nel passato fa un'operazione un po' miope. Quindi bisogna riuscire a pensare a sistemi e modi alternativi di costruire, di investire, di fare la professione. E questo è quello che spinge alla necessità di in qualche modo di definire un percorso in cui un marchio che dà identità a un gruppo che intende lavorare in un certo modo diventa uno strumento che poi va al servizio del cittadino, perché il cittadino sa che rivolgendosi a professionisti e imprese che hanno aderito a questo tipo di percorso ha la possibilità di avere risposte e prodotti di una certa qualità. Ecco, questo è l'elemento essenziale, perché sia che si parli di interventi di nuova costruzione o che si parli di interventi di recupero e di riqualificazione anche della città, la parola d'ordine in questo momento è qualità. Diciamo integrazione massima tra il costruito e gli impianti, la capacità di gestire una città e una casa intelligenti. Ecco, queste sono le idee che stanno un po' alla base di questa nostra iniziativa. Lei ha detto una crisi epocale, l'Italia in generale è famosa da sempre per la sua grande fantasia, nel mondo ci conoscono per questo, ci siamo impigriti, ha detto lei. Sì,
Credo di sì, nel senso che un trend come quello che abbiamo vissuto negli ultimi 16-20 anni, in cui c'è stato sostanzialmente nel settore delle costruzioni dagli anni 2000 in poi una crescita quasi costante fino ad arrivare al 2007-2008, che invece hanno segnato il punto di collasso, che ci hanno un po' abituato a pensare e a gestire il settore delle costruzioni come se fosse un processo di prassi. In realtà è un processo in cui è necessario un cambiamento continuo, una capacità di innovazione e di osservazione di quello che è il mercato fondamentale. La piccola impresa, ma direi la piccola e media impresa, come poi dirò, è un'impresa che si è sempre basata su una logica dello stormo, cioè il percorso non è chiaro, ma ci si misura volando con le 3-4 soggetti che abbiamo intorno. In realtà bisogna un po' cambiare strategia, bisogna definire un obiettivo e tendere ciascuno in una sorta di migrazione a raggiungere quell'obiettivo. Quindi il percorso che stiamo iniziando è un percorso in cui c'è la fantasia, e questo è il recupero di una tradizione tutta italiana. La provincia si è posta degli obiettivi, quello per esempio di Siena Carbon Free, e l'ecoedilizia mi sembra intonata alle vostre idee. Sì, c'è grande sintonia tra il lavoro che sta facendo l'amministrazione provinciale e le proposte che sta presentando la CNA, insomma, perché è ovvio che in una fase di grandissime difficoltà, insomma, che avvertiamo anche in questi giorni sul piano economico, sul piano dei rischi per la tenuta di una parte rilevante del sistema produttivo del nostro paese, in alcuni casi anche del nostro territorio, come ho detto in altre occasioni, dobbiamo pensare a difenderci, insomma, dalla crisi, ma dobbiamo anche guardare al futuro pensando a quali possono essere i nuovi settori di sviluppo, i nuovi filoni in grado di creare occasioni per le imprese, nuove occasioni di lavoro. E sicuramente questo è l'ecoedilizia, diciamo, è un terreno importantissimo, anche perché io credo che in futuro non avremo grandi nuove costruzioni se non in maniera molto limitata, perché giustamente c'è un'attenzione a ridurre il consumo del suolo. Bisognerà lavorare molto per riqualificare il patrimonio immobiliare esistente, e lì si possono aprire degli spazi interessanti per cercare di rendere efficiente sul piano energetico e quindi meno impattante sul piano ambientale questo patrimonio, e così facendo si possono creare tante occasioni di lavoro anche per le nostre piccole imprese, anche per le imprese artigiane che lavorano nel settore delle costruzioni, nel settore dell'impiantistica, che altrimenti rischiano di non avere più un mercato, insomma, se non si apre un grande cantiere di rinnovamento del patrimonio immobiliare, di efficientamento energetico di tutti i nostri immobili, ovviamente a partire da quelli pubblici, ma anche considerando, insomma, gli immobili di natura privata, perché poi se si efficienta un immobile c'è anche un risparmio per la bolletta, oltre che un beneficio per l'ambiente. Questo progetto è assolutamente coerente con il progetto Terra di Siena Carbon Free, insomma, con il quale la provincia di Siena ha l'ambizione di essere la prima area vasta al mondo, diciamo, ad avere un saldo di emissioni zero di CO2 nel 2015, quindi l'iniziativa della CNA va in questa direzione, quindi noi la salutiamo molto positivamente. Ecoedilizia è sinonimo del progresso, forse l'unico possibile in questo momento in un settore in grave crisi. Ma io credo che la crisi che vive il settore dell'edilizia debba interrogare tutti noi innanzitutto, non solo su come si costruisce, ma come si dà una prospettiva di sviluppo al nostro territorio, e credo che CNA con questa iniziativa abbia imboccato la strada corretta. Nel nostro programma di mandato con cui ci siamo presentati alle elezioni insistevamo molto su questo punto, proprio perché crediamo che la riconversione energetica dell'edilizia sia veramente il futuro che abbiamo davanti. Ecco edilizia fa rima con ambiente, assessore. Ma io credo che questa sia un'iniziativa importante che la CNA ha assunto, e che consente di affidare a un settore estremamente delicato per le vicende che ha avuto in questi ultimi tempi, soprattutto in Toscana, e che si trova in situazioni di difficoltà anche di carattere economica, un ruolo importante, perché in questo territorio è diventato protagonista di un'idea estremamente convincente che fa rete non solo tra il mondo degli artigiani e i professionisti del settore, ma soprattutto cerca di affrontare un argomento di estrema attualità
sostenibilità, ovvero la capacità di ridurre i consumi energetici delle nostre abitazioni, di migliorarne l'efficienza e le prestazioni dal punto di vista energetico e climatico, e attribuendo a queste ristrutturazioni o ai nuovi edifici che risponderanno a questi criteri un marchio che è segno evidente di qualità. E questo preme a me sottolinearlo, perché il nostro edificato ad uso civile è responsabile in Toscana di circa il 40% dei consumi energetici che servono sia per quanto riguarda l'illuminazione, il riscaldamento e la climatizzazione, per cui voglio dire, cercare di indirizzare anche alla luce delle disposizioni europee, nazionali e regionali, le forze, le risorse e anche la capacità imprenditoriale in questa direzione significa rispondere perfettamente a quelli che sono gli obiettivi attuali che coniugano sviluppo con un ambiente sostenibile. Gli enti pubblici come faranno ad adeguarsi a tutta una serie di innovazioni che servono per il miglioramento e l'efficientamento energetico, visto che hanno grandi difficoltà per il patto di stabilità? E i privati come faranno, che hanno sempre meno soldi in fondo al mese? Ma guardi, questo noi lo abbiamo presente come forte elemento di criticità, perché anche sulle casse regionali purtroppo da tempo si è scatenato l'effetto dei tagli, dei trasferimenti da livello nazionale e dei problemi legati al patto di stabilità che valgono anche per noi. Ciononostante abbiamo cercato di mantenere in piedi alcuni strumenti che da un lato vanno a finanziare i comuni per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica e per l'installazione di rinnovabili sul patrimonio edilizio di loro proprietà, e dall'altra, proprio nella finanziaria di quest'anno, abbiamo previsto un fondo di 3 milioni di euro, che è un fondo di garanzia che viene messo a disposizione per piccoli interventi che possono essere fatti anche nel patrimonio edilizio privato. Tutto questo cercando di mantenere insieme un sistema virtuoso che purtroppo dal taglio che è avvenuto oltre un anno fa del bonus fiscale del 55% ha rallentato anche ovviamente comportamenti più virtuosi che invece in Italia dal 2007 avevamo avuto. Questa è una simulazione della nostra casa super elettronica e super funzionale che serve per il risparmio energetico. Noi ci facciamo spiegare un po' come funziona, perché è molto affascinante, molto divertente. Questo è un telecomando. Un semplice telecomando che gioca con noi in questa rappresentazione simbolica e semplice di una casa super funzionale come quella domotica, e di solito è associata al concetto di complessità, di alta modernità, di diciamo sofisticatezza al punto tale da rendere quasi inusabile il sistema. Spesso è associato anche al concetto di modernità, quindi noi aboliamo tutti questi luoghi comuni, tutti questi stereotipi, andiamo con la casa di cartone, pezzi di cartone, di legno mescolati insieme, con una semplicità che spero sia disarmante quanto volevamo noi e che vi consente di avere un'idea di quello che potrebbe essere una casa domotica semplice. Da questo oggetto un telecomando che potremmo avere in casa, ma potremmo avere fuori dalla casa. Ora simuliamo, stiamo entrando in casa, vogliamo il comfort tipico di un rientro in casa e apriamo la casa. E si alzano le serrande, il sistema di condizionamento si regola a una temperatura di comfort più piacevole e si regola questa estate, è giorno, e la temperatura si abbassa in funzione dell'attività del condizionatore. Il sistema integrato usa anche tutti i pezzi del sistema per darmi un livello di comfort sempre maggiore. Usa l'impianto telefonico collegato a questo sistema di supervisione coordinato, usa il videocitofono, se qualcuno suona il campanello è inutile che io abbia un suono che non mi serve a niente. Il campanello suona e suona sul mio dispositivo mobile se sono fuori casa, se non mi trova lascia un messaggio, mi sente una specie di segreteria telefonica, però video. Un maggiordomo a tutto fare. Quando entra in casa mi dice cosa è successo mentre io non c'ero, quindi mi dice le chiamate telefoniche, mi dice anche chi è venuto alla porta, il corriere che ha dimenticato che ha portato il pacco ma non c'ero. La casa in questo momento funziona per me e quindi io posso interagire, abbiamo un simulacro della... Eccolo qua, il nostro Mino, il padrone di casa. Il padrone di casa anche lui, semplice, semplice. E quando entriamo in casa magari ci mettiamo a guardare la televisione. Un beneficio del nostro gioco, ovviamente c'è un telegiornale che ci racconta quello che sta succedendo. Decido di lasciare casa ed il sistema chiude le serrande, imposta la temperatura a un livello diverso e spegne la televisione. Si attiva il sistema d'allarme. Quindi nel momento in cui io dovessi entrare in casa mi rileva la presenza di un intruso, mi segnala la presenza di un intruso e io posso andare a controllare effettivamente c'è un ladro, o altrimenti magari siccome la suocera che si è dimenticata di staccare l'allarme come al solito mentre entrava,
mettere il sistema in modalità allarme spento, lei si muove all'interno delle stanze e le luci mi seguono. Quindi qui c'è un esempio di quello che parlavamo, semplicità perché i sistemi parlano fra loro, diventa tutto più semplice lo stesso, e anche più economico, perché lo stesso impianto che fa la gestione delle luci, la realizzazione della presenza e anche l'impianto antifurto. Quindi risparmio. Ma poi ci fa la lavatrice, perché io posso dall'ufficio decidere quando attaccare la lavatrice, se ho già messo i panni dentro ovviamente, e anche accendere il forno e cuocermi un pollo arrosto, arrivare a casa e avere degli amici a cena senza problemi. Sarebbe bello arrivare prima a casa, di solito si arriva sempre tardi, quindi il forno lo accendo perché sono arrivato tardi a casa, è un classico, lo accendo mentre sono in macchina. Lo accendo da distante perché il mio telecomando, come dicevo prima, è un telecomando in casa ma anche fuori casa, è connesso nella natura stessa di quel grande sistema di comunicazione. Quindi mentre io sono in viaggio dall'ufficio a casa, la lavatrice va e il pollo si sta cuocendo, arrivo e è tutto pronto alla cena. Un maggiordomo meraviglioso. Sì, è un maggiordomo semplice che si nasconde dietro una faccia molto semplice, amica, è questo. Non devo pagargli i contributi? No, è un maggiordomo che non chiede i contributi, però chiede di conoscere un po' bene il telecomando. Quindi queste le nuove tecnologie inventate da CNA Edilizia di Siena.